Olá, chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Ciao, siamo arrivati ad un altro tutorial dell'Alimento Quotidiano. Siamo nel libro 4, nella serie Dio ci chiama al suo regno e gloria. Il titolo di questo volume è La perseveranza della speranza. Siamo alla settimana 3 e il titolo di questa settimana è lo stesso del volume, La perseveranza della speranza. Il testo base usato dall'autore qui, nostro caro fratello Dong, Pedro Dong, il libro letto, il versicolo letto è prima Tessalonicesi 5 di 1 all'11, e in questo testo biblico che è ricchissimo, certo che l'autore questa settimana non ha seguito questi versetti uno per uno, ma cercò di darci una visione generale. Per guardare i tre piedi dei tre punti che parlano della vita della Chiesa, che è la fede, l'amore e la speranza. E lui parla in questa settimana della speranza, perché questo è il titolo della settimana, e noi seguiremo oggi il suo incarico. Noi parleremo dei giorni della settimana e sottolineeremo, punteremo i punti principali per aiutarvi, principalmente i fratelli che parlano la parola, che ministrano agli altri, per poter aiutare i fratelli. Quindi io inizierò dal lunedì, martedì, radunerò questi 2 giorni, perché nell'inizio noi vediamo che è quel punto importantissimo che il nostro caro fratello ci ha mostrato, che è cosa è successo con l'uomo, che dopo che Dio creò l'uomo lo ha messo nel giardino, e lì c'erano 2 alberi principali, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Però Dio parlò all'uomo così: non devi mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché in quel giorno morirai, nel giorno in cui mangerai. Ma nel capitolo 3 di Genesi, Satana, rappresentato dal serpente, fa fatto con che l'uomo mangiasse del frutto della conoscenza del bene e del male. È successa una tragedia lì. L'uomo doveva avere Dio come colui che lo guidava per essere tutto per sé. Purtroppo si è stato sconnesso, si scollegò da Dio. Questa è una tragedia, ma però grazie a Dio che questi 2 giorni, lunedì e martedì, non si fermano nella tragedia delle sconnessioni, che sono state terribili, è vero, ma qui noi abbiamo pure la riconnessione dell'uomo con Dio. In questi 2 giorni, come è successo questa riconnessione? L'uomo è diventato ingiusto, peccatore, caduto, ma Dio preparò la redenzione all'uomo, l'ha giustificato. Quindi l'uomo ebbe dalla parte di Dio l'opportunità di cambiare la sua storia e di un'altra volta fare la connessione con Dio. Ma mediante che cosa l'uomo si è connesso con Dio? Mediante la fede. Questa fede che noi vedremo in questi giorni è stata esattamente Cristo, Cristo stesso. Lui è il contenuto di tutta la volontà di Dio, di tutto il piano, di tutta l'economia di Dio. È messa, centrata in Cristo.
Questa fede, quindi, è Cristo stesso. Noi vediamo una figura che Fratello Pedro ci sta mostrando, è la figura di una parte c'è la fede, che è il proprio Cristo, che noi chiamiamo fede oggettiva. Se accetti l'uomo o no, c'è la fede, e la fede è Cristo stesso, e questa fede oggettiva deve entrare nell'uomo e diventare la fede dell'uomo, diventare la nostra fede. Ma come succede questo? Quindi noi abbiamo in questa figura un camion che trasporta la fede, che è tutto il contenuto dell'economia, della volontà di Dio. Quindi questo camion è caricato e sta portando questa fede dentro dell'uomo. E cosa rappresenta questo camion? È la parola di Dio. Come noi possiamo quindi ricevere la fede? La fede deve diventare la nostra fede. Questa fede oggettiva deve diventare soggettiva per noi. Come succede questo? Mediante la parola. Come? Quando Dio parla, o udire la parola, fare attenzione. Allora la fede viene. C'è un testo biblico in Romani, capitolo 10, capitolo 9 dice che la fede viene mediante la predicazione, la predicazione mediante la parola di Cristo. Scusi. Romani 10, 10, 17. Questa parola qui, la migliore traduzione, qui la fede viene dall'udire, dall'ascoltare, ascoltare la parola. Chega a nós, ela chega La fede viene da ciò che si ascolta. La parola viene a noi da ciò che si ascolta. E la parola deve entrare in noi. E per entrare noi dobbiamo accettare ciò che si ascolta. E come si accetta? Credendo. Quando noi crediamo in questa parola, questa entra in noi e passa per la nostra mente. E passa per la nostra anima, che è fatta da volontà, mente, emozione, quella che guida è la mente. E se quindi se questa parola passa per la nostra mente, entrerà nella nostra emozione e volontà per poter entrare nel nostro spirito. Quindi la parte più intima del nostro essere è il nostro spirito. Quando questa entra, noi ascoltiamo, crediamo nella parola. La parola della predicazione, la parola del Vangelo, questa entra e diventa la nostra fede. Noi abbiamo quindi la fede dentro di noi che chiamiamo la fede soggettiva. Nei versetti 6 e 7 ancora di Romani 10 noi leggiamo, invece la giustizia che viene dalla fede dice così, non dire in cuor tuo chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo, né? Chi scenderà nell'abisso? Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Allora, leggendo questo testo puoi vedere che Dio ha fatto tutto per noi. Noi siamo giustificati, Lui ha fatto l'opera, quindi è disponibile a noi per ricevere tutto ciò mediante la fede. Cosa dobbiamo fare? È confessare e credere. E credere, scusa. Confessare con la nostra bocca che Gesù è il Signore. Lui è il nostro Signore adesso e noi dobbiamo credere nel nostro cuore che è stato risuscitato dai morti. Quindi dai versetti 8 al 9 di questo stesso capitolo di Romani 10, noi leggiamo che il risultato è che noi saremo salvati. Allora, questo processo ci ha portato a tornare ancora
a vivere sotto l'autorità del governo di Dio, e perché quando abbiamo perduto questa connessione, noi siamo stati scontrollati, non governati, il mondo ci ha controllato, noi siamo stati messi sotto l'autorità del nemico di Satana. Una volta riconessi, noi possiamo un'altra volta essere sotto il capo di Dio, e non c'è distinzione fra giudeo, greco, schiavo, libri. Noi pure non siamo più confusi, non siamo più in confusione in questa sfera. Noi vediamo che dice che il Signore è ricco verso tutti quelli che lo invocano. E dice, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Alleluia, grazie a Dio per questa fede che noi possiamo avere, possiamo sperimentare in questa riconnessione con Dio. Ma sappiamo dunque che nel mondo materiale e fisico, per ricevere le cose, finché le cose possano entrare in noi abbiamo cinque sensi, e questi sono quelli cinque che noi conosciamo. Questi cinque sensi noi riceviamo mediante il sistema nervoso, il cervello. E queste cose, il nostro cervello misteriosamente co si collega con la nostra anima, passa per la nostra mente, dove noi penseremo, noi faremo l'analisi, penseremo su queste cose che noi abbiamo preso dai sensi, abbiamo l'emozione che vedrà se quello ci piace o no, e abbiamo pure la decisione mediante la nostra volontà. Quindi tutta la nostra mente, volontà e emozione possono capire o no ciò che abbiamo ricevuto dal mondo fisico, del mondo materiale. Ma questo è molto limitato ancora. Al massimo può raggiungere la nostra anima ciò che noi vediamo con l'anima. Alleluia. Nel mercoledì cosa abbiamo? Abbiamo visto già lunedì, martedì. Nel mercoledì noi vediamo questo punto meraviglioso che è la fede. Mediante la fede noi possiamo accedere alle cose di Dio. Nel mondo materiale noi tocchiamo mediante questi cinque sensi che noi abbiamo. Ma per accedere alle cose del mondo spirituale, alle cose di Dio, noi abbiamo bisogno della fede. Tutte le ricchezze di Dio, possiamo accedere mediante la fede. La fede che fa quest'opera, e quanta fede oggettiva entrò nel nostro cuore, diventò la nostra fede, è come se fosse lì un ticket, un'entrata, un segno, diciamo così, per accedere a una sfera superiore, una sfera in altra dimensione. Noi possiamo accedere alle cose spirituali, alle cose celestiali, alle cose di Dio. Ebrei 11, 1 dice che la fede La fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa parola certezza è ipostasis in greco, pure c'è questa parola in portoghese che vuol dire ipostasi, che è la substanza, ciò che è l'essenza di Dio, cioè vuol dire sostantificare Dio. Ora la fede fa Dio diventare reale a noi. Prima era impossibile per noi avere accesso a Dio, all'essere di Dio, ma adesso mediante la fede noi possiamo fare diventare reale ciò che Dio è. Ciò che non si poteva raggiungere
adesso può essere raggiunto mediante la fede. Le cose che si sperano, seconda Corinzi 4:18 dice che 2 Corinzi 4:18 dice che mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che non si, che si non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quale cosa ci incoraggia l'autore è che noi possiamo usare questo segno per accedere alle cose che sono eterne, che sono spirituali, mediante l'invocare il nome del Signore. Vuoi accedere tutto ciò che Dio è, tutto ciò che Lui c'è, tutto ciò che Lui ci ha reso disponibile? Noi possiamo fare questo invocando il nome del Signore. Però, purtroppo, alcune volte noi cristiani viviamo in modo povero, guardando le cose che sono sulla terra, e queste cose sono per un tempo soltanto. E alle volte non abbiamo pace, no, non siamo tranquilli, non siamo... siamo ci dà fastidio, ma dobbiamo valorizzare questa connessione con Dio mediante la fede. Quindi questa connessione adesso è mediante lo Spirito. Oggi noi possiamo toccare nello nostro spirito e avere la vita e la natura di Dio, e Dio è amore. Quando io tocco l'essenza di Dio, io tocco l'amore. Dio vuole darsi Lui stesso a te, la sua essenza. Ciò che Lui è l'amore. Perciò giovedì parla dell'amore. Guardate che questa parola è una parola che ha una connessione molto grande, un punto con l'altro, e fu parlata per noi in modo molto bello, in modo dolce. Tanto più Dio, noi abbiamo Dio dentro di noi, quanto più Lui aumenta dentro di noi, noi abbiamo amore. Ma perché? Per amare le persone, per dare la vita di Dio a loro. È questo che i fratelli che sono colportori dinamici, cioè che sono missionari, che hanno un incarico, che hanno una voglia di portare la parola agli altri, loro sono tutti i giorni, né, per strada, parlando con tutti, loro portano vita a loro. Cosa muove loro? Cosa li spinge? Cosa ci spinge a predicare il Vangelo? È esattamente questo amore. Anche se siamo stanchi, se il nostro corpo è stanco, questo amore ci porta a fare, a superare le nostre limitazioni. Oggi, pertanto, noi dobbiamo guardare la condizione della società in questa situazione di pandemia. Già era critica la situazione, ma adesso è ancora di più. Oggi il rischio è ancora più grande, le persone sono più disperate ancora. Perciò noi dobbiamo portare senso, portare la parola di Dio, questa fede a loro, affinché queste possano avere la possibilità di fare connessione con Dio, uscire di questa sfera di oppressione. Questo amore di cui noi parliamo è l'amore agape, Dio stesso come amore. E quando noi siamo riempiti da questo amore, liberamente, noi iniziamo a avere cura di altre persone, come genitori, come fa un padre e una madre con riguardo a un figlio. Non è come uno che sta sempre mormorando, dicendo che non c'è tempo, che il figlio dà molto, fa, cioè, demanda molto lavoro. No, ma
un vero padre si consegna, si dà, si fa il sacrificio spontaneo per il suo figlio. Tante persone, a causa della nostra, perché facciamo questo con la parola del Vangelo per loro, sono liberate, sono guarite, uscendo da ciò che è temporale, per avere una vita più consistente, più forte, più piena di vita. Molte sono trasferite dalla vita di tenebre al regno del figlio del suo amore, il regno di Dio. E quando noi vediamo l'esperienza dell'Apostolo Paolo predicando il Vangelo lì a Filippo, prendendo cura delle persone, noi vediamo lui è stato messo in carcere insieme a Silla. Anche se l'amore ci porti cose come il carcere, anche ci porta la gioia. Questa gioia non si può tradurre in parole, si può dire che non si, non, è, non si può dire, non si può spiegare così come Paolo e Sila hanno fatto cantando nel carcere. Vale la pena noi il consegnarci alla Chiesa, ai fratelli, donarci. In questo momento entra la perseveranza della speranza. A causa della speranza che io ho, che tu hai, è che noi perseveriamo. Uno che non ha perseveranza non vuole neanche vivere. Il giorno iniziò e già pensa che non vuole sfidare quel giorno. Non c'è speranza. Ma cosa ti spinge nella vita spirituale? È questa speranza. Se c'è la speranza in noi, se c'è la speranza, noi vedremo fra un po'. Cosa succederà? E questo ti spinge a perseverare. E arriviamo a venerdì. Voglio qui sottolineare tre punti. Leggerai venerdì completo, ma io voglio sottolineare qui le parti nella nostra crescita. Ci sono diversi periodi quando noi crediamo nel Signore, la fede entra in noi, noi riceviamo la vita di Dio diventando figli di Dio. La vita di Dio entrò in noi, come dice Giovanni 1,12, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, cioè la vita di Dio che entra in me, in te che hai creduto nel Signore, la vita di Dio entra in noi. E questa vita adesso deve svilupparsi, deve crescere. Per questo la prima parte di questi versetti parla dei periodi della nostra crescita. Questo abbiamo letto Romani 8, che parla del crescere, parla tre parole di filio in greco che ci aiutano a capire questi livelli. La prima parola per figlio vuol dire technon, che è un figlio che non è maturo, un bambino. Quando noi crediamo nel Signore diventiamo un figlio di Dio, ma un figlio bambino, un technon che vuol dire pregare, che vuole qualcosa, che non è maturo, vuole sempre qualcosa. Però noi dobbiamo crescere. Cosa i genitori, il padre e la madre vogliono di più? Che il figlio possa crescere. Un altro aspetto di questa parola è huios, che è figli maturi. Un figlio già cresciuto. E il terzo e importante è un erede. Figlio erede. Da una parte dobbiamo crescere, ma dall'altra parte dobbiamo pure essere coinvolti con gli affari del nostro padre. Ci sono figli che crescono, sono maturi, ma non hanno rapporto con il suo padre, non si importano con gli affari del padre. Com'è importante crescere, crescere e maturare, ma pure
essere coinvolto, essere come il padre nelle sue cose. Questo figlio, il padre dirà così, tutto ciò che ho puoi ereditare è tuo perché sarai in grado di amministrare. Questo è il primo aspetto che mostra qua, sono i livelli di la crescita di un figlio, di Romagnotto, ma pure parla del qual è il desiderio di Dio, cosa Dio desidera per noi, cosa Dio spera di noi, è la nostra glorificazione. Dio desidera ricevere i suoi figli dentro di sé, cioè è meraviglioso, ma per questo lui deve lavorare dentro di noi, ma noi siamo pieni di peccati, del vecchio uomo, della vecchia creazione, non disobbedienti, increduli, ribelli. Queste cose non possono entrare nel Padre. Lui vuole riceverci dentro di sé, ma non possiamo arrivare alla gloria con queste cose. Lui deve lavorare in noi. Questo è un processo che succede oggi nella mia e nella tua vita. E noi tante volte noi passiamo per le sofferenze, e lì in Romani 8 parla che le sofferenze, infatti ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. E sofferenze sono per un tempo. La gloria che verrà sarà stabile, sarà questa, sarà per sempre. Dio è già entrato nel nostro spirito, ma vuole avanzare per trasformare la nostra anima fino al punto di fare la redenzione del nostro corpo. Questo corpo di umiliazione avrà la remissione e diventerà un corpo di gloria. Guarda la nostra speranza. Vediamo nel versetto 23 questa trasformazione e il terzo aspetto che voglio mostrare qui nel venerdì è il processo di glorificazione. Come succede questa glorificazione? Capitolo 5 di Romani, parleremo nel capitolo 5 e 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Dunque, prima siamo giustificati mediante la fede, per fede, e questo ci ha dato pace con Dio. Non eravamo giusti, non eravamo persone brave, ma Lui stesso, Gesù, ha fatto l'opera per giustificarci, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede, cioè questo Cristo, l'accesso a questa grazia, la quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Versetto 2, ancora di Romani 5. Mediante la fede noi possiamo accedere, abbiamo l'accesso a questa grazia, Dio stesso ha dato a noi in Cristo. Per noi, ma come saremo glorificati? Questo testo è importante per entrare, per toccare in questo punto importantissimo, versetto 13, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza o perseveranza. La nostra vita ha momenti di afflizione, di tribolazione, e in questi momenti succede un processo importantissimo. Per arrivare alla glorificazione, noi dobbiamo gloriarci nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. Il nostro incarico di questa settimana. Una persona che non ha mai passato per difficoltà, alle volte i padri, i genitori non vogliono che i figli soffrano e vogliono proteggere i figli affinché non soffrano,
non vengano a passare per difficoltà, questi figli non avranno perseveranza, non avranno pazienza per diventare perseveranti, resilienti e pazienti, devono passare per afflizioni. La perseveranza, la pazienza produce esperienza, che è approvazione. L'esperienza è speranza, l'esperienza è speranza. Noi abbiamo finito questo processo per arrivare alla glorificazione. La pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. Ora la speranza non delude, cioè non ci lascia giù, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'essenza di Dio è versata per riempire tutto dentro di noi, cioè questa è la glorificazione. E arriviamo al sabato, che il titolo è la speranza della chiamata di Dio a noi. Qual è la speranza di Dio? E quale è la nostra speranza? Efesini capitolo 1, lui prega, è molto importante entrare in questo incarico del sabato, perché qui c'è luce, è meraviglioso. C'è qui Paolo, prega per le persone di Efeso, per i fratelli di Efeso, scusi, nel 17, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente, e illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate quale la speranza vi ha chiamati e quale la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. 17 e 18. Affinché gli occhi del nostro cuore siano, che lui illumini gli occhi del nostro cuore, noi dobbiamo essere purificati, la nostra coscienza, perché questa collega lo spirito con l'anima. Il cuore è fatto dalla nostra coscienza più le tre parti dell'anima. La coscienza è una parte del nostro spirito, questa parte del nostro spirito fa la connessione con la nostra anima. Per questo noi dobbiamo avere la coscienza purificata. E lì noi siamo incoraggiati, in prima Giovanni, capitolo 1, dice 1,9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto per perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Qual è il peccato? Il segreto qui, scusi, per rimanere con la coscienza pura è confessare. Per questo dobbiamo essere illuminati. E una volta che siamo illuminati, non dobbiamo giustificarti, non provare a giustificarti perché ho fatto questo o quell'altro. Prima di giustificarci, dobbiamo ravvederci, chiedere perdono al Signore, lasciarlo purificarci da ogni iniquità. Lasciamo questa azione di giustificarci da parte. Lui è fedele e giusto. Lui ci perdonerà. Non importa la mia condizione. Io devo andare davanti al Signore, ricevere la sua luce affinché gli occhi dei miei cuori siano sensibili. Io devo trattare la mia coscienza, pulire la mia coscienza, altrimenti non sarò sensibile. Efesini 1 ha tutto a che fare con prima Giovanni 1,9. Quindi, con questa coscienza pulita, noi potremo fare ciò che Paolo ha incoraggiato i fratelli. Noi dobbiamo mettere la mente nello spirito. La mente messa nello spirito conduce a vita e pace. Noi saremo in grado di avere la mente nello spirito, come Paolo parla ai Romani. La nostra speranza, cioè la chiamata di Dio, è per portarci
a raggiungere Cristo stesso, Cristo si è manifestato in noi. Colossesi 1,27 dice: Cristo in voi è la speranza della gloria. Questo è il desiderio di Dio quando chiamò a te, che noi possiamo raggiungere questa speranza della gloria, che è proprio Cristo, e domenica abbiamo la perseveranza della speranza per i vincitori. Lì, in Prima Pietro 1, 5, parla della viva speranza, lui dice mediante la rigenerazione, parla l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, nel capitolo 1, 5 dice, dal 5 al 9 dice, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la lunghezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Il 9 dice, ottenendo il fine della fede e la salvezza delle anime. Il fine è che saremo in grado di regnare con Cristo nel mondo che verrà nel millenni. Nell'Apocalisse 5,10 dice che saremo fatti. Dice: hai fatto per il nostro un regno e dei sacerdoti regneranno sulla terra. Io voglio leggere nel finale di questo tutorial. Se non vuoi essere un vincitore, non devi fare niente. Ma se vogliamo essere vincitori e regnare con Cristo durante il millennio, cioè mille anni, stiamo parlando di mille anni, dopo di questa era in cui viviamo oggi, era della grazia della Chiesa, ci sarà l'era del regno. Nell'era del regno, se vuoi regnare oggi, dobbiamo gloriarci nelle afflizioni, perseverare, avere un carattere approvato. Tutto questo Dio vuole fare con me e con te. Io voglio, l'autore dice così, io voglio chiamarvi, io voglio esortarvi a tutti a vivere mediante la fede. Dobbiamo valorizzare la fede, l'accesso che la fede ci dà. Lui usa il conto bancario come un esempio. Immagina un conto nella banca che ha molto soldi ma nessuno lo accede. Immagina che tu hai un conto che puoi accedere, puoi prendere, non c'è, il soldo è infinito lì, non si. Immagina questo. È questo che noi abbiamo dalla parte di Dio. Per raggiungere la maturità, noi abbiamo bisogno dell'opera dell'amore, curare, pregare per i fratelli, aiutare le persone, tutto questo è per la glorificazione. La speranza è che ci spinge a perseverare. Dio vuole produrre un gruppo di vincitori e noi speriamo che Lui possa trovare in te una persona disponibile a essere parte dei vincitori. Non vivere una vita della chiesa e della Satana in qualsiasi modo, ma dobbiamo combattere. Noi siamo cristiani, già che siamo uomini, che siamo diventati cristiani, siamo vincitori. Questo è l'incoraggiamento della parola di questa settimana. Dobbiamo perseverare nella speranza. È certo che l'autore parlerà del capitolo 5 di Tessalonicesi, che parla molte cose importanti della venuta del Signore, del ritorno, della nostra preparazione, di vigilare, essere svegli. Lui parlerà molto ancora a noi di questa parte della parola. Ma dobbiamo prendere questa pezza della parola che il Signore ci ha dato questa settimana, Gesù è il Signore.